io l'ho visto correre come dannati per trovare la vita. Beh, infatti poi alla fine hanno pagato qualcuno con i crampi, però devo dire che oggi si legge uno spirito che era quello che desideravamo dall'inizio, cioè uno spirito di combattivo, di chi vuole fino all'ultimo raggiungere un risultato e poi conservarlo al meglio. Quindi credo che oggi sia stata una partita importante, molto importante, perché innanzitutto dà continuità alla vittoria dei cittadini, dà forza a questo gruppo e poi è importante anche. Hai guardato la classifica? No, non l'ho guardata, sto guardando a Brescia io. L'ho detto qualche giorno fa, adesso sto guardando, sto con la testa a Brescia e basta. Però è importante perché, ripeto, la squadra, voi vi siete accorti che mancavano dei titolari, oggi hanno giocato tutti, perché questo era lo spirito e l'auspicio che noi quando dicevamo del doppio ruolo, dei doppi titolari per tutti, perché il campionato di Serie B è lungo, sappiamo di tutte queste ammonizioni che portano poi a squalifiche, a diffide, tutto, quindi sapere di poter contare anche con chi probabilmente in determinati ruoli si cimentava se non per la prima volta quasi e aver dimostrato affidabilità, sicurezza ma soprattutto voglia di combattere, questo è lo spirito che deve proseguire per questo cammino che è un cammino lunghissimo. Senti, non ho parlato con i colleghi della stampa scritta, però tu, io immagino cosa leggeremo domani, no? Com'era possibile tenere questo Milano in panchina? Io ricordo a Crotone di una mia domanda, Mangia disse e rispose no, non può giocare assolutamente, insomma tu ricorderai. Sì, ricordo, il calcio è bello anche perché ognuno esprime le sue valutazioni dettate dal lavoro di una settimana, poi c'è una partita, la partita e poi quello che è accaduto la settimana scorsa sembra ormai già passato un secolo, figuriamoci quello che è successo a Crotone. Adesso c'è una nuova guida tecnica, c'è uno spirito che deve guidare questa squadra che io auspicavo ci fosse sin dall'inizio e oggi credo che anche i tifosi abbiano visto che come quello striscione, anzi complimenti perché ho visto che c'è stato uno striscione anche per te, quindi fa piacere, no? quando ci sono lo striscione di onorare la maglia, credo che oggi la maglia l'abbiano onorata tutti dal primo all'ultimo e dal primo al 99esimo minuto, perché 3 minuti il primo e 6 minuti il secondo, penso che abbiamo fatto veramente, però con i crampi, con la sofferenza, con un mister relegato in panchina perché aveva fatto 3 passi oltre l'area tecnica. Senti, non si rischia la squalifica, no? Per quella di solito, insomma. Ormai qui può succedere di tutto, quindi non ci sorprendiamo di niente, ma siamo pronti ad affrontare quello che vediamo.